Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Blue Channel. Non è il caso. È vero, io non mi spiego come alcuni youtuber facciano determinate cose, però. E tu non sei uno youtuber. E se non sono uno youtuber, che cosa sono allora? Sei The Blue Channel. È vero, è vero. Buonasera ragazzi, benvenuti in questo ennesimo video del mio canale, come ogni giovedì. Anche se un po' in ritardo sulla tabella di marcia, vi devo comunque ringraziare per i 500 e passa iscritti. Questa sera vi andrò a parlare di quello che secondo me è l'upgrade definitivo dal punto di vista delle macchine fotografiche, perché passerò finalmente da reflex a mirrorless, perché ultimamente mi sono acquistato usata questa bellissima Sony Alpha 6300. Questa bellissima macchina fotografica che, come ho detto, l'ho comprata usata da un marketplace di Facebook alla cifra di 650 euro, il che è ottimo perché si trovano online anche a 1200 euro se arriva nuova, ovviamente. L'ho presa con un obiettivo ed ecco perché sto dicendo che il prezzo è ottimo, e devo dire che per adesso funziona ancora, quindi non sto avendo problemi. Ovviamente devo dire che è rischioso fare acquisti di un certo tipo online, quindi cercate sempre di di assicurarvi che la cosa sia non sia una veritiera, truffa. sia affidabile. Sì, che non sia una truffa. Sai Io quante ce ne sono di truffe? mi sono rivolto a chi ne sa più di me e alla fine ho capito che comunque era un ottimo acquisto. Parlando un po' delle specifiche tecniche, innanzitutto vi devo dire che questa è una mirrorless che, rispetto alla reflex, ha un corpo molto più piccolo, molto più compatto, ma ha lo stesso sensore potente come una reflex, quindi questo ovviamente è un doppio vantaggio per chi la compra. Per quanto riguarda il menu, allora, parlando di questa precisa Sony da 6300, perché poi penso che le altre abbiano circa lo stesso menu, però io parlo di questa precisamente, ha un menu un po' complicato perché presenta diverse opzioni. Si va dal formato file, l'impostazione registrazione, le impostazioni in generale. Il menu del wifi, perché questa possiede anche un wifi, questa mirrorless, e tante altre schede, aggiornamenti e robe simili. Ognuna di queste presenta poi diverse pagine, 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Insomma, devo dire che il menu nel suo complesso non è molto comprensibile, soprattutto per uno come me che ha la prima esperienza con una macchina del genere. Quindi bisogna un po' studiarselo, anche perché ci sono varie impostazioni. C'è per esempio un'impostazione che si chiama Picture Profile, che vi consente di cambiare i colori, di giocare di più sulla gamma colori e poter poi in post-produzione migliorarli, diciamo, avendo dei vantaggi di gamma colori più forte, possiamo dire così, insomma, più varia, ha una gamma colori più varia. Sì, se senti dei rumori sono gli uccelli che camminano sul soffitto. Oltre al menu, altre caratteristiche sono quella, per esempio, di avere lo schermo reversibile, per così dire, a massimo 45 gradi. Quindi ovviamente non si può sollevare a 180 gradi come succede ad altre Sony. Però si può anche abbassare per avere delle riprese, insomma, che dall'alto, per fare foto dall'alto, per esempio filmati dall'alto, sono utili, ed è anche più comodo ovviamente poterlo abbassare lo schermo. Inoltre ha l'aggancio per il microfono che si trova su, e il microfono in pratica va inserito nello sportellino che si trova a lato a sinistra, dove oltre all'ingresso per il microfono c'è anche l'ingresso HDMI e c'è anche l'ingresso USB. Per quanto riguarda la batteria e la scheda SD, si estraggono da sotto, è uno scomparto univoco sia della batteria che della scheda SD, e devo dire, su questo punto di vista io non sono molto d'accordo. Ovviamente non ne so, mi devo andare ad informare meglio, però potrebbe tenere unita la batteria e la scheda SD indice innanzitutto di grande surriscaldamento in quella determinata zona della macchina, e fidatevi che succede, soprattutto se si registra in 4K, perché questa registra in 4K, registra in 1080p 50 fps, quindi
E tra l'altro io non vorrei che a lungo andare si possa fondere la scheda SD stando vicino alla batteria. Succede, infatti. Ovviamente queste cose ve le sto dicendo. Sono un po' più tecniche. Sì, non è nemmeno sicuro che accada, insomma. Ovviamente presenta il mirino elettronico, un po' decentrato devo dire rispetto all'obiettivo, quindi all'inizio bisogna fare un po' delle prove per capire come funziona. In effetti quando ho scattato le prime foto mi veniva un po' un giramento di testa perché l'immagine è un po' decentrata. Ovviamente presenta una messa a fuoco automatica, che ragazzi è un bijou, perché io abituato alla Nikon che ha una messa a fuoco automatica DM puntini puntini, questa ne possiede una silenziosissima, velocissima e ad alte prestazioni in generale. Per quanto riguarda l'obiettivo, ho preso un 16-50 ed è un optical steady shot, nel senso autostabilizzata, che devo dire mi sto trovando molto bene perché è un grandangolo molto più grandangolare e anche molto più luminoso rispetto al 18-55 che ho sulla Nikon. Giusto per precisare un po' meglio le modalità di ripresa, perché sono quelle che mi interessano di più, innanzitutto questa registra in 720, registra in 1080 e registra anche in 4K, il 4K incorporato. Mentre per quanto riguarda l'audio, questa ho fatto delle riprese con il Rode senza nemmeno arrivare al post montaggio, alla post produzione, al post montaggio, sì, possiamo anche dirlo, non presenta rumore bianco, o perlomeno il rumore bianco è proprio sottile, 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 quindi quasi impercettibile. Quando andrò a modificarlo, l'audio ovviamente sarà perfetto. In generale, ragazzi, questo è un acquisto che io consiglio di fare, come avrete visto dal video, quello del mio parco macchine, dove davo anche consigli su come cominciare con la fotografia. Se avete voglia di fare video ad alta qualità, perché qua si parla di qualità molto alta, molto più alta della Nikon, io direi di comprarvi una mirrorless, che può essere una 6003 come può essere anche una 6000 o una 5000 se avete un budget più ristretto, insomma. Comunque sono. Quindi ragazzi, per stasera è tutto. Io spero di essere stato abbastanza soddisfacente, spero che questo video vi sia piaciuto e che l'abbiate anche capito, perché è un po' tecnico, posso capire, però ovviamente se siete un po' inesperti, se siete qui proprio per questo fatto, insomma, ascoltare fa sempre bene. Anche io all'inizio non sapevo niente, poi a furia di ascoltare pian piano si impara. Si impara, esattamente. Quindi da The Blue Shadow e The Steak accanto a me, ciao, ciao, sì, buonasera.